La fusione tra Nissa e Atletico Nissa è ormai ad un passo. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti svolgersi l'ultima e definitiva riunione delle due società che dovrebbe sancire ufficialmente l'inizio di questa nuova avventura calcistica caltanissetta. La riunione servirà a definire le cariche all'interno del nuovo sodalizio. Lo step successivo sarà quello di cominciare a definire anche lo staff tecnico della prima squadra e quello delle formazioni giovanili. La Nissa, insomma, vuole farsi trovare pronta per l'inizio della prossima stagione. L'obiettivo è quello di programmare per bene ogni settore della società senza trascurare i minimi particolari. Secondo le indiscrezioni che trapelano ormai da giorni negli ambienti calcistici, si dovrebbe registrare anche l'avvicinamento di alcune vecchie conoscenze del calcio nisseno, molto apprezzate dalla tifoseria. La loro presenza dovrebbe servire anche da stimolo ad un immediato riavvicinamento dei tifosi che negli ultimi tempi un po' si sono distaccati, sia per i risultati deludenti della stagione appena conclusasi, ma soprattutto per l'inagibilità dello stadio Marco Tomaselli che ha costretto la Nissa ad emigrare a Campofranco. E a proposito dei lavori al Tomaselli, va detto che procedono a passo spedito. La posa del manto in sintetico dovrebbe essere completata a luglio, proprio in concomitanza con l'inizio della preparazione atletica della prima squadra in vista della prossima stagione agonistica.